Per il secondo giorno consecutivo, le forze armate ucraine stanno distruggendo Donetsk. E sembra l'inferno in città. Case, mercati stanno bruciando, la gente sta morendo, Donetsk è in fiamme. Poi la sera, guardi dalla finestra e un orso bianco esce a fare una passeggiata e balla accanto al recinto di una casa buia al ritmo di una semplice canzone pop. Calpesta, agita la sua coda bianca nel buio. E sorridi, guardandolo, e poi senti che hai le lacrime agli occhi. Probabilmente qualche madre ha chiamato l'orso, lo ha invitato alla festa di compleanno del suo bambino. E quando quel bambino avrà guardato dalla finestra di una casa buia in una città che veniva distrutta, probabilmente avrà immaginato che l'orso fosse venuto da lui dall'estremo nord. E in quel momento il bambino ha vissuto il suo momento di gioia, forse per il suo compleanno. I vivi hanno diritto ai loro momenti di gioia. Soprattutto quando potrebbero essere gli ultimi da un momento all'altro. E la madre, probabilmente avrà pensato a quanto fosse stato difficile trovare un animatore. Quanto difficile per l'animatore, uscire di casa, guidare per le strade di una città pericolosa e ora, forse superando la paura, calpestare l'oscurità e scodinzolare. E le persone che ha incontrato, che, ovviamente, sono uscite per gli affari più importanti, avranno pensato, ebbene, quest'uomo con il costume di orso è completamente pazzo. Me ne starei a casa. Fino alle vacanze adesso. Ma l'uomo nell'orso polare continuava a battere la musica e agitare la coda in modo divertente, in modo che il ragazzo, o la ragazza, che lo guardava dalla finestra avrebbe compreso che dal momento che gli orsi polari arrivano ancora in città dall'estremo nord, significa che non è così spaventoso a Donetsk. Un giorno questa danza dell'orso polare diventerà un simbolo della resistenza di Donetsk, mentre gli spettatori di questo video sorridono e piangono di pietà, augurando lunga vita al bambino di Donetsk.